Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con Giacinto Prandelli. Tanti auguri, Giacinto, o meglio, maestro Prandelli, come tanti ragazzi del territorio di Bergamo e di Brescia erano solito chiamarlo negli anni 90 e fino all'inizio proprio degli anni 2000, quando, dopo aver fatto una carriera di altissimo livello, toccando tanti grandi teatri, a partire evidentemente dalla Scala dove debuttò nel 48, dopo appunto l'addio alle scene, si era dedicato con continuità e qualità incredibile all'insegnamento. La storia di Giacinto Prandelli è quella di un cantante legato a una vocalità schietta, tenorile, una voce valida, una fonazione corretta, una tecnica sorvegliata. Ma nonostante queste qualità, il suo successo e la sua carriera, che pure è quella di un grandissimo professionista, non è assurto ai livelli che poteva magari la voce far presumere. Quest'occasione quindi del suo compleanno è quella di far riscoprire a chi non lo conoscesse o apprezzare nuovamente una voce vera, italiana, autentica, piena, rotonda e pastosa. Naturalmente un cantante che sapeva alternare, come era consuetudine all'epoca, ma con una sensibilità stilistica che non era altrettanto consueta. Repertorio verista, come per esempio la Fedora o la Francesca da Rimini, entrambe incise con la grandissima Caniglia, repertorio invece romantico o verdiano, quindi Lucia di Lammermoor, piuttosto che per esempio la Bohème oppure il Mefistofele. Dall'altra parte abbiamo poi l'incursione nel repertorio contemporaneo, qual è Amelia al ballo di Menotti, di cui evidentemente fu anche il primo esecutore e ci ha lasciato una importante e validissima incisione. Ora, perché abbiamo scelto tra le varie pagine proprio Cielo e Mar? Potevamo scegliere appunto un repertorio più romantico come Edgardo dalla Lucia, i ruoli verdiani del Duca di Mantova o d'Alfredo, che addirittura ebbe il vanto di proseguire le recite della celeberrima Traviata di Visconti con la Callas e con Bastianini sotto la direzione di Giulini dopo l'addio di Stefano, o ancora parte di repertorio pucciniano come Manon, o ancora Adriana o il nominato repertorio contemporaneo. Abbiamo prediletto e scelto l'aria di Enzo dalla Gioconda Cielo e Mar, perché secondo noi, proprio nella Gioconda, Prandelli riesce a rendere al massimo le sue capacità vocali e interpretative. La voce, infatti, ha quella rotondità che è tipica di chi ha frequentato con continuità il repertorio, appunto, romantico, vediamo Donizetti, ma dall'altra parte ha l'impeto drammatico, diremmo, quasi scopertamente drammatico e verista per certi versi, che caratterizza quella produzione particolare che è tra l'Aida e l'Otello di Verdi. Una modalità quindi di canto che si adegua perfettamente alla struttura vocale
di Giacinto Prandelli, che sapeva appunto, come abbiamo detto, alternare repertorio romantico a repertorio verista e contemporaneo. Notate, per esempio, con quale compostezza c'è l'avvio di Cielo e Mar, secondo proprio quella morbidezza e quella volontà narrativa che la musica di Ponchielli riveste. I versi di Boito. Dall'altra parte, il finale Vieni al bacio, vieni, si ritrova la perfetta apertura vocale tipica di un canto che si avvicina alla drammaticità più scoperta dei grandi caratteri dell'opera secondo Verdiana e addirittura fa presagire un certo tipo di dettato che sarà quello di Verdi in Otello. Un'interpretazione quindi grandissima e un'interpretazione che deve essere conosciuta sia per forbitezza stilistica, sia per magistero tecnico, ma soprattutto per giustezza stilistica. Grazie quindi Giacinto e tanti auguri. Yeah.
al bacio vieni, vieni, vieni al bacio della vita e dell'amore. Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.